quello forse, ho avuto l'idea di diventare scultore, non pittore, scultore. Sì, scultore. Credevo si può prendere qualcosa o può avvicinare a fede. Volevo riempire qualcosa, perché l'uomo senza fede, senza l'anima, come è utile. E per quello io ho scelto, e per quello dopo anche 55 anni ancora continuo la ricerca su fede. Su fede. No. Ma scusa, tu poi da giapponese sei arrivato in Italia. Sono arrivato nel 1956. Sì, quindi 11 anni dopo la fine della guerra. Ecco, sì. Perché io dopo la guerra ho frequentato l'università d'arte, facoltà d'arte, Tokyo. Tokyo? Sì, ho fatto 6 anni università, ma facoltà completamente corrente francese. Naturalmente, sì, certo. Come Rodin, Maillol, Bourdel, quello. Tutto filo francese. Ecco, dopo laureato volevo ancora studiare qualcosa andando a Parigi, però poco prima di partire per Parigi avevo trovato una libreria di Tokyo, una piccola monografia di Marino Marini, che è uscito nel 1953 da Galleria Milione. Mi ha colpito fortissimo questa forma completamente diversa dalla scuola francese. Sì. Ho perso la testa, quindi non voglio più partire a Parigi, ho voluto venire a Milano dove insegnava Marino a Brera. E per quello io ho scelto, venuto 1956 da Tokyo a Milano. Un anno sono frequentato a Brera, un anno passato velocemente, così non avevo capito niente quello che diceva maestro Marino, non sapevo fare domande, eccetera. Non ho imparato niente di niente. Però dovevo tornare indietro, però tornare indietro è peccato. Pensando, ho voluto fermare qua. Ho voluto fare ancora 4 anni a Brera. Così ho fatto 4 anni a Brera con scuola di Marino Marini. Ma dove hai trovato i soldi? Appunto, qui è stata una cosa terribile. Ho sofferto tanto economicamente soprattutto, però io avevo questa volontà. Questa volontà veniva durante la guerra, che ho partecipato come pilota della caccia. Aveva questa volontà. Quando ero terzo anno, Marino è venuto vicino a me, ha detto: ma oggi pomeriggio alle 3 viene il mio studio. E io lì pomeriggio alle 3 sono nel suo studio, ha detto: ma qui c'è un piccolo bozzetto, io ne ho questo bozzetto che ho fatto qua, sì, in gesso, è una copia che 3 giorni fatto, pronto, bravo, sei bravo. Io ero tremavo. Quella, io ero molto abile a queste cose. E poi quando diplomato Brera, maestro Marino mi ha preso come assistente privato nel suo studio. Ah, così è iniziata la carriera? Così è iniziata la carriera, che ho avuto una fortuna. Perché tu hai fatto degli oggetti che vedo in giro, che ricordano Marino. Molto. Lì è un po' Marino. Sì, sì, molto Marino. Marino. C'è un altro studio, sì, c'è, ci sono tante anche cose. Alcune teste, quelle lì. Sì, sì, ho quelle pomoncino come coppia di Marino. Quella è la coppia di Marino. Quella Marino. L'hai fatta quando? Sì, sì, in 57. Lì. Quando terzo giorno è venuto Marino, mi ha dato un mazzo di chiave, ha detto: ma io devo fare 4 giorni di viaggio, devo lasciare assente Milano. Mi ha dato un mazzo di chiave. Io quando ho preso questa chiave è venuto lacrime, sembra una cascata, perché questo Severo Marino mi ha dato un mazzo di chiave di casa e studio, vuol dire è massimo fiducia. Con questo successo, l'amicizia di maestro allievo è durata 20 anni. Poi, stringendo mia mano, è morto in Viareggio, nel 1980. Ecco,
Allora, con questa, durante quasi 20 anni, essere vicino maestro, non assistente ogni mattina alle 8 fino alle 5, non è così. Marino, quando aveva bisogno mio aiuto, telefonava. Ma vieni domani mattina alle 9. Io già avevo il mio impegno alle 9, però rinunciando al mio impegno andavo a contentarsi al maestro, perché un artista, quando vuole fare quel momento lì, non dopo un'ora, domani mattina no. Allora, momento, non dovevo, voluto non perdere per il Marino questa occasione. Ecco, questo come punto di riferimento per giovani non c'è più, non c'è più. Allora, giovani non sanno più cosa farlo. Cosa vuol dire essere zen? Zen vuol dire essere vuoto, come tenere il bicchiere vuoto. Allora, tenendo il bicchiere vuoto, sempre pronto a ricevere. Invece tenendo pieno, come fa? Questo vassoio, cioè portavaso per l'acqua non per correre l'acqua, sì, davanti finestra. Mia moglie usava qui, vedi, due vaso. Questo intervento mio, simbolo della mia ricerca, questo c'era già. Ma guarda che bellissimo, bellissimo. Questo è zen, questo è qua, capire la natura. Ecco, qui era, ecco, su queste cose, ecco, c'è, appunto qui c'è proprio questo, questa alla simbolo comunicazione consumo del Gillo Dolfo. Sì. Gillo ha studiato abbastanza su filosofia zen. Allora, quando ha visto mia scultura, cioè questa, Gillo ha capito subito. Questo è quando era gesso, e io ho chiamato operaio di fonderia per fare bronzo. È venuto qua, è un operaio scivolando mano, caduto, spaccato qua. Era spaccato così. E padrone della fonderia, spaventando subito, mi ha telefonato: maestro, venga subito. Sono andato lì. Bellissimo, bellissimo questa spaccatura che è venuta in natura. Sembra per caso, ma non è per caso. Quello che ho scoperto io, già mio lavoro questa, con la mia sensibilità. Fatti bronzo così, senza toccare.